alla faccia del calo glicemico. Comunque, alla pasticceria Dolce Emozione di Ruffina, i dolci li sanno fare a modo. Bravo, bene. Corvino. Grazie. Bravo, allora, bravo. Prima di partire di tutta questa storia, perché il panettone che ho portato stasera abbiamo fatto io e Ronchi Dimitri, bene, sabato, ed è stato un successone, che bisogna ringraziare anche Ronchi Dimitri se l'è qui. Poi bisogna fare un saluto a tutte le commesse, Stefania, Michela, Sabrina della pasticceria, perché anche loro hanno messo il suo. Poi si saluta tutti i clienti, perché mi domandano: ma quella bella donna tu c'hai accanto, ma quanti anni la c'ha, ma come l'è? Io gli dico: la Francesca, l'è conosciuta anche all'estero. È una tipo ad Hollywood, comunque va bene. Stai attento, perché ora ti do una fonata. Ecco, ora vi do anche una fonicchia. E poi nulla, e poi chi si deve dire? Ah, bisogna salutare l'Agostini, bisogna salutare Mirko Marcucci, bisogna salutare, basta, perché l'ho detto tutti, perché poi mi ricordo, oh, ragazzi, mandatemi un'email e io vi saluto un po' per volta. Bene, ma anche benissimo. Allora, oggi faremo i piccoli approfiterolls. Sarebbe? Approfiterol. Sarebbe un approfiterol per prendere un po' d'acqua. Brava. Parla, vai. Sarebbe il classico profiterol, però simpaticamente trasformato in approfiterol, perché ne mangi una dietro l'altra. Giusto. Ne approfitti, visto che per c'è. Per mangiarne. Allora, come si fa questo profiterol? Ve lo spiegherai Corvino passo per passo. Ora step si by fa step. La lista degli ingredienti. Ora si guarda gli ingredienti. Intanto guardiamo gli ingredienti. Bene, guardiamo. Bene, allora la nostra regia sarà pronta come un, sempre. Due, tre, via. Per la pasta, ecco, 250 ml di acqua, 100 g di burro, 3 g di zucchero, un pizzico di sale, 150 g di farina 00, 4 uova. Per la glassa 315 g di panna fresca, 90 g di latte fresco, 60 g di zucchero e 460 g di cioccolato fondente al 70. Oh vai. Prego. Allora, eccoci qua. Allora, signor allora. Stefano va avanti intanto la preparazione. No. Io ti dico come si fa a fare la bignè e la crema. Allora, la bignè si mette sul fuoco con l'acqua, con 100 g di burro fatto a pezzettini, perché sennò 90 volte succede che bolle l'acqua ma lo zucchero non è sciolto e non va bene, si perde di forza. Burro non è sciolto. Il burro non è sciolto, non l'acqua. L'acqua. Posso dire una cosa sola? Prego, prego. Inizio a bollire la panna con il latte in maniera poi da metterla sul cioccolato tritato e realizzare questa bella crema lucida. Ora puoi andare avanti. Prego, grazie. Niente, si mette sul fuoco, un po' parole, è una bignè. La pasta bignè viene cotta due volte, una volta si cuoce sul fuoco, poi si getta e si mette in forno. La preparazione è questa: si mette l'acqua a bollire, si fa sciogliere il burro, si aggiunge il sale, si aggiunge lo zucchero e da ultimo la farina, e quattro uova si mettono a girare a mano, mentre si gira a mano per farla raffreddare si aggiunge quattro uova, una alla volta, e viene fuori questa pasta famosa choux. Bene? Pasta choux, che in francese sarebbero i famosi broccoli, i cavoletti di Bruxelles, perché hanno forma che richiama la crema. Si fa facilmente con un litro di latte, 150 grammi di zucchero, si mettono a bollire. Io vado al momento avanti, bolle, si prepara 200 grammi di 150 grammi di amido, 150 grammi di amido di mais, che si fa in questa maniera, non c'è la farina, che la possono mangiare anche chi è allergico, e in fondo ci si mette 6 rossi dell'uovo. E si fa la crema, quando è pronta si mette in frigorifero e si tiene almeno una ventina di minuti per farla raffreddare, e poi è pronta per riempire le bignoline. Questo è il quanto succede per fare il nostro dolce. Io poi la storia del dolce, questo, come ho detto prima, è un dolce che è nato in Francia, ma non dai francesi, ma da un cuoco della Caterina dei Medici che se l'ha portato. Poi, come tutto, il grande situazione della Francia se lo sono tenuti loro e l'hanno chiamato profiterol. Come la Gioconda. Esatto. Come tanti altri, anche il macaro. Anche il macaro. Era un amaretto, Davvero? Inizialmente era un amaretto italiano lasciato come ricetta, lasciato in Francia, uh-huh, e poi insomma è diventato il macaron. Poi un'altra cosa bisogna dire che questo dolce, questo no, che abbiamo questo, pesato, questo dolce da noi in Toscana o diciamo in Italia viene chiamato profiterol, ma da noi specialmente si chiama il bongo. Sì, a Firenze, in Toscana lo chiamano bongo, lo conoscono come bongo. Esatto, perché è un dolce, il bongo. Perché lo chiamano bongo? Perché non lo so. Perché non lo so neanche io, appunto, bisogna studiare. Io ti ho detto, ti manca davvero due giorni. Dai. Però va bene così. Si diceva che questo è un dolce che piace a tutti. È come il famoso tiramisù. Il tiramisù, esatto, piace a tutti, e questo è un prodotto che piace a tutti perché è dolce, non è tanto dolce, è proprio
quando lo mangi ti dà quell'ebbrezza le pupille gustative impazziscano quando sentono il cioccolato, la crema, la pasta bignè, è qualcosa di ebrioso ed è bellissimo anche per i bambini, perché è il modo per far divertire un bambino a casa e fargli fare un bongo. È gudurioso. Dice la comunque la il bongo è nero, quindi è chiamato bongo. Ma io ti picchio, sai? Perché? Tu sei la festa lei dell'azienda qui. Vai. Allora, qui abbiamo la panna a bollire. Ah, ciaone. No, la Francesca è della meglio di mondo, io lo dico sempre, ragazzi. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Vero. Allora, hai spiegato bene tutto? Sì, caro, vado avanti? Hai detto anche a quanti gradi si cuoce la bignè? Sui 100 e qualcosa, 89. Quello 100 sicuramente, 80. 180, 190. Ah, la cottura della bignè, della bignè. L'ho detta, scusate, la cottura in forno, no, io ero rimasto alla bollizione dell'acqua. La cottura in forno si va dai 160 ai 180 gradi. Beh, se vuoi intanto riempire le bignè, sì, caro, sono già bucate, le appoggi su un piatto, o anche sul piatto stesso, poi le riprendiamo. Allora io intanto realizzo la crema. Vedete, in tre mosse si riesce a fare una crema goduriosa. Come l'hai fatta la crema pasticcera? La crema pasticcera l'ho fatta con tutti e due gli amidi, sia di mais che di riso, in modo che la possono prendere anche quelli che sono intolleranti alla farina. L'importante è farla in un posto, in un ambiente dove non c'è le farine. Che non sia contaminato. Che non sia contaminato. Vedete? Sono già bucate, quindi si facilita anche il riempimento. Esatto. Ricordatevi, la bignè deve essere vuota per contenere la crema. Più crema c'è dentro, e meglio è. Che fa per fare la bignè vuota? Allora, la bignè ha uno sviluppo, una lievitazione fisica. Spieghiamola. Esatto. Allora, nella prima cottura catturiamo l'acqua. E come si fa? Bene, bolle l'acqua con il burro, il sale, come ha detto lui. Andiamo a mettere tutta ad un colpo la farina, si toglie dal fuoco e si sgruma in maniera che non si formino i grumettini. In quel caso lì l'acqua viene assorbita. Certo. La andiamo a mettere nella nostra Josephine, come si chiama? Giuseppina alla planetaria, l'ha detta la francese come il profiterol. Sì. Giuseppina alla planetaria e non so qui che succede. No, qui succede nulla. Bene. E poi cosa succede? Aggiungiamo le uova, poche alla volta. Adesso le metto qui. Ah, guarda che bellezza. Poi sciogli. E la lasciamo un attimino. Posso farlo io? Sì, mi dai la... Ah, mi fanno fare la piccola pasticcera. Piano piano, senti, schizzi tutta, dopo vorrei... Perché la nonna ti pronta, dice, ah, non t'ho visto, no, ma ti sei schizzata tutta, hai mangiato. Mi rotta. Nella seconda fase, mentre si raffredda la bignè girando nella planetaria o nel tegamino a mano, aggiungiamo un uovo alla volta, viene incorporato. E vi ora faccio una cremina io di cioccolato mondiale, che guarda, da dolce emozioni si emozionano davvero. Ma poi ti vedono a fare questo lavoro, dai. Però tu potresti anche venire qualche volta a dolce emozioni. Io voglio la canzone, io voglio ballare finire, però, con questi due, se no lascio le persone a mezzo, voglio casa. Ballare con questi due, arrogante, devo spiegare la mia. La signora, quindi, guarda che cremina la ci ha fatto, vai con questa dire, continua la visione. Sì. Quindi in forno cosa succede? L'umidità va in su, dentro la bignè si forma il vuoto. Si forma il vuoto, quindi diventa una palla vuota. Diventa come un nido, un nidino. Esatto. Io vorrei dire che nemmeno alla Ferrero vi fanno questa cioccolata. Non sei sicura? Guarda come l'ho fatta bene. Guarda che cremina al cioccolato. Sì, forse il cioccolato parecchio. No, è tosto, eh. Questo è l'85%, un 70%. Vorrebbe un pochino di latte. Sì, ne si aggiunge. Si aggiunge, noi per amor di dirlo, no? Perché lo aggiungiamo. Si sta muovendo la Francesca. In questo caso, con quel braccino oscillatorio. Un giorno diventerà anche lei qualcosa, via, una mezza cuoca, pasticcera. In questo caso qualcosa. Aggiungiamo... Ma io ti ammazzo! Poi Francesca, vedrai che riprende subito. Vai, France, vai. Un giorno ti aprirà un ristorante con piano, il nome piano, tuo. Il ristorante della Francesca. Da Romeo! Che bello! Da Romeo, in francese, tutti quelli che sono lì parlano tutti francesi. Oh, chanson d'amour. Senti. Oggi vi faccio anche ballare, Speriamo non sia nulla. Speriamo non sia nulla, guarda i lavori. Cosa è successo lì? Lo vuoi spiegare te, Alessandro? Ha bollito troppo la panna. Esatto, con il latte è evaporato, quindi i liquidi sono minori. In questo caso si
e raggiunge un po' di latte a bollore, possibilmente. Adesso siamo in diretta, possiamo aggiungere anche quello che è giustamente noi siamo perché deve essere di molto forza. Morbida, deve formare una camicia intorno al bignè, giusto? Sì. Ecco, posso andare anch'io? Vai via, fallo sì, mi piaceva. Ero contenta. Va bene, ora ti si fa mangiare. Sei anche altruista, però. Perché tu giri così, dando, io invece giro tenendo. No, io do. Invece, è anche altruista. Il modo di come si gira, capito? Ah, una volta altruista, la do, anche... No. Visto? Dai. Allora, dai, siamo pronti? Via. Bene, facciamolo qui. Metto un po' di crema sotto? Mettiamo un po' di crema sotto. Meno male, via. È più gustosa, no? Ma c'è da preparare anche i piattini, però, oltre a scordare. Sì, vai avanti, io ti seguo. Via. Ti prescelgo. Darò al Donato questa... il ganzo, vai. Oh, il ganzo. Ha detto da che caffè, a lui do il ganzo. Brava. 100% estratto naturale, 100% dalla pescante. 100% con ganzo. Allora, ganzo. Cari signori spettatori, ora andiamo a fare tutto, il profitter, tutto. Come si dice Stefano? Approfitterol che alla gente io come vuoi tu. Va bene così, bene. Tranquillo. Questa è la vaschettina della Francesca. Della Francesca, esatto. Noi prendiamo la bimbe, poi cosa facciamo? Andiamo a fare altre due vaschettine. La tuffiamo nel cioccolato, guardate. È esagerato però. Buono. Guardate, guardate che bellezza. Guardate. Si cioè, questa è la girata la Francesca. Guarda. È tutto un dire. L'ho girata io. Ecco, io l'assaggio, intanto questo ganzo. Guardate, guardate che bellezza, guardate. Ora la devi fare. Questa l'ha girata la Francesca, guardate che bellezza. Puliamo. E voglio dire, se lo è venuta bene a lei... Può venire bene. Perché? No, scherzo. È una ricettina che viene per forza, voglio dire questo. Guardate. Poi se lei lo fa la Francesca. Ha una manualità. Ha quindi. Una manualità da conduttrice e cuciniera. E ne ha viste di queste cose. No, no, non mi battere. Ne ha viste di queste cose. Ma cosa stai dicendo? Non lo so, così mi ha detto. Ma l'ho detto la regia di così perché quello che dice la Francesca. Tu vuoi assaggiare in purezza? In purezza. Ci vuole così. Sì, buonissimo. Ma ragazza. A me piace così. Ragazza. Ragazza, buono sto ganzo. Come si chiama? Ganzo? Ganzo? Ganzo. Sempre a base di succo di mela, però. No, sì, cioè, non succo, un estratto. Ecco, un estratto di mela, sento questo. Ora, guarda, ora Lela mi ha fatto sporcare. Ma il ciotolino. Metti un'altra lì. Che metto, scusa? Una piccolina, lì dietro. La faccio io? Sì, fagli a fare a lei. Vai. Come si fa? La si infonde. Tira la forchetta, no? Dal laterale fai così. Bravo. Sì. Con il ditino, sì, vai. Vai a vedere, si inzuppa dentro a raccattare, brava. Brava, vedi? Tu ce l'hai un DNA di pasticcera, te. E poi, battila, via. Battila un pochino, no? Ma qui, sì, qui, è più qui, goduriosa qui, in questo. Vai, appoggiala qua, io lo stendo. Guarda. Oh. Va. Brava. Attento perché il cioccolato ti cola addosso, eh. Ancora? No, no, basta, ci dai fatto l'altro. Sì, altre due, hai ragione. Vieni. E sono un arrogante e non importa. Perché stasera non si è fatto nulla praticamente. Aspettami un attimino, vai. Sì, brava, brava. Anzi, io ti farei fare anche le mono bignè. Guarda, il lavoro. Guarda qua. Non è una bellezza questa. Questo ce ne metti una sola, eh. Una, mono bignè. Guarda, vai, metti in un attimo sopra, bellina. Fai terzo. Terzo. O vai, fai la mono da sola, fammi vedere. Allora, questa è il terzo. Questo ce lo metti qui sopra, va bene? Appoggia. No, lo devo mettere. L'ho messo bene. Sì. Va bene, va bene. E ora faccio la mono. La mono. Vai. Ti aiuta a staccarla, eh? Guarda che bellezza. Vai. Ormai... Guardala, battila la sua. Va, no, no, così, bravissima. Guarda, fermi. Ormai non teme concorrenza. Vai, appoggiala ora. A modo, eh? E vieni via. A modo, piano. A modo piano piano, vieni via. Guardala. Nemmeno vieni. Una pasticcera finita fa una cosa così. Guarda, aspettate. Oh, questa è veramente bella. No, questa è questa davvero, mettiamola davanti. Questa è per te, guarda. Scusate. Dopo questo? Dopo questa. Che siamo... fai? Basta, no. Te ne vai, no? No, dobbiamo fare un momento gaudente. Deve venire subito. Quindi pregherei la regia di mandarvi la canzone perché io ho fatto una bignè che si può definire con un aggettivo. Il cuore per restare arrogante. E sono un arrogante. E non porta su, ballate con me. Che si fa così? Quando si ha? Bisogna ondula. Ah, anche, se mi ondulo. Sì, ondula, il bacino, dai. E boh, andando a fare, io ce l'ho perché sta a fare. Sì. Ciao, ma stiamo fatti a mangiare, sta a fare. Sì, e via. Va. Con la faccia sole, la tua pelle. Io ti vengo dietro.
Regia, basta sta musica. Siamo tranquilli, vero? Ah. È il cioccolato. Pulito il mio pieno di botte, io e te. Io e te. Se mancava tu, sembra quasi che non vuoi. Guardate, sale, sale, è il cioccolato, così, così. Fa male. Corvino, così. Vai, Corvino. Mi ricordo la tua amica, sembra una calamita. Sale, sale, il cioccolato mi fa male. Ma chi me l'ha dato? Si muove col profiterollino. Fanno un altro, così, dai. Sì, un'altra. Su. Dai, facciamola. Dai, parte una canzone. Guardate voi, c'è la canzone, c'è la canzone. Guarda la bellezza. E lo so. Anche ballata. Festa, eh? Ma io lo sapevo, era una profiterol, vedi? Ognuno fa come vuole. Arrogante. E non importa se non sei più dalla mia parte. Ci abbiamo bignè. Guardate che meraviglia. Guardate bellezza, ragazzi. E dopo c'è anche il panettone, eh? Stasera è sera. Stasera, felice, stasera la France ti ha assaggiato due volte. Assaggi il panettone. Questo qui sul panettone. Dopo si dà alla Francesca. Allora, fermi tutti. Spettacolare. Fermi tutti. Allora, io preparo. Questo si parla su due secondi del panettone. Sì, esatto. Questo Sulla è il panettone notte. Fatto artigianalmente. Ora glielo preparo alla Franci. Sì. No, aspetta, ci vuole un piattino però. Ma sì, guarda, te lo puoi. Il troiaio ha fatto. Ma che ho fatto? C'era già il troiaio. Io non ho fatto nessun troiaio. Pazienza. Guarda, io te lo preparo con tutto l'amore. Bene. Ora voglio vedere quando gli dai il morso. Guardando gli dai il morso, voglio vedere che la fa. No, ora non esagerare. Sì. No, via. Allora c'è da mangiare chi profitterò. Do un coltellino. Una forchettina. Nonna, mi sembra chiaro che stasera non ceno. Coltellino? Coltellino. Ci ha preso un coltellino. Coltellino alla signora. Sì, è un, non lo so. Tutto sporca di cioccolato. Oi, oi, che vuoi sia. Dopo tu verrà tutti i trucchi. Ma qui c'è la carta, eh. Potete levare la carta, eh. Io uguale. Via, vedi? Va, via, giù. Andiamo. Si fa un pezzettino. Via, scegli il pezzettino tuo che ti si addisce. Questo. No, quello dove c'è il cioccolato. Aspetta. No, ma lasciala fare. Ma scusa. Guardala. Un, due, tre, che il panettone. Che è una dolce emozione, venga. Venga. Oh, vai. E di è subito di. Buono. In coda subito il profiterò. Il profiterò là in volo. Quello con piccolo. Quello piccolino lo prendi e lo mangi con la forchettina, dai, venga. Stefanino. Pulita. Visto come siamo efficienti, ta. Pronta? Un, due, tre, che profiterò dai gambi. No, mi si porca tutti i denti neri. Aspetta, soffio, ti bruci. Che bontà. Ragazzi, io... Bellina tutta nera. Buono. Vai in faccia. Possiamo mangiare anche così. Già. Si può mangiare anche... Io l'assaggio anch'io, via. A me piace... Il più panettone. Semplice. Mi piace senza cioccolata. Questa? Sì. Ah, perché era un po' amara la cioccolata? No, è buonissimo, però diventa secondo me un po' dolciosì. Ricco. Perché a me quella invece mi piace sì col cucchiaio, capito? Comunque ti piace il cioccolato, ecco. Tutto. Vabbè, io mi mangio questa, assaggiamo. A me piace tutto, allora vado a rileggere la lista degli ingredienti. Bevo un secondo, un sorsino d'acqua. Sì. Perché no, sembro senza denti. Allora, per la pasta, 250 ml di acqua, 100 g di burro, 3 g di zucchero, un pizzico di sale, 150 g di farina 00, 4 uova. Per la glassa, 315 g di panna fresca, latte fresco 90 g, 60 g di zucchero, 460 g di cioccolato fondente. Al 70! Grazie miei dolciosi, amiciosi, pasticciosi miei. Alessandro Corvino e Stefano Donati. Grazie come a te, al solito, tutte le volte si fa qui, si fa buriana. Siete stati ad alto indice glicemico. Ah, ecco. Ma adesso invece noi diamo la linea al TG38, che è il telegiornale della Toscana, anche perché il nostro TG, dobbiamo fare un plauso a tutta la redazione che nelle ultime 48 ore, anzi direi 36, ha fatto un lavoro straordinario, perché come sapevate in ogni parte della nostra regione c'era l'allerta arancione, certo, in alcune zone anche rossa meteo, quindi un applauso veramente a tutta la nostra redazione. Bravi. Che ha fatto e continua a fare come sempre. Bravi. Un lavoro straordinario, sempre sul pezzo, sempre sulla notizia. Ci sorride tutti lontano, coloro ragazzi. Che lavorano, intanto è prontissimo il nostro collega Andrea Calcinai per darvi tutte le notizie in tema di aggiornamento anche sul maltempo. Anch'io sono molto curiosa di sapere se questa allerta è effettivamente passata o comunque è diminuita. Voi state ovviamente con RTV 38, esatto, perché poi c'è tutto il nostro palinsesto. Con Tadà naturalmente ci vediamo domani, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice, ma tanti argomenti nuovi e diversi. Bene, ciao a tutti. Buonasera.